Circondato dal Mar Caspio ad ovest e dal fiume Amudaria ad est, il Turkmenistan, dopo il Kazakistan, è la più grande tra le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. La nostra meta è attraversare una parte del deserto del Karakum per raggiungere alcuni dei punti più interessanti. Per questo è necessario utilizzare delle vetture fuori strada e fare una spedizione con tende e cucina da campo, perché le strutture ricettive non esistono. Dopo un centinaio di chilometri di pista raggiungiamo un villaggio. La popolazione turkmena è stata nomade fino a due o tre generazioni fa. Poi i russi li hanno convinti a divenire stanziali in villaggi o fattorie dove sono essenzialmente allevatori di cammelli. Mentre proseguiamo verso la nostra meta, una duna particolarmente difficile rende necessario tornare indietro per poi risalirla a tutta velocità in modo da evitare gli insabbiamenti. I 4/5 del territorio del Turkmenistan sono occupati da un deserto inospitale, però ricco nel sottosuolo di petrolio e di gas naturale. Verso sera raggiungiamo un luogo speciale, il cratere di Darwaza. Nel 1971, nell'area di Darwaza, mentre i russi stavano trivellando alla ricerca di petrolio o gas naturale, la piattaforma crollò, lasciando un buco di grandi dimensioni che emetteva gas. Per evitare la diffusione del gas velenoso lo incendiarono e il fuoco continua a bruciare ancora oggi. Di notte si vede a grande distanza, tanto che questa caldera viene chiamata la porta dell'inferno. Trascorsa la notte in tenda accanto al cratere, la mattina successiva raggiungiamo un nuovo villaggio. Risaliamo a piedi la duna o collina sulla quale questo villaggio è costruito per vederne la vita di tutti i giorni. Mentre ci avviciniamo, si intravede la moschea. I recinti per gli animali, in casa ci sono le donne e i bambini e si stanno dedicando alla pastorizia e a mungere il loro bestiame. Un altro centinaio di chilometri e raggiungiamo un nuovo villaggio, ancora più sperduto nel deserto, dove qui troviamo sia delle costruzioni più moderne e sia delle yurte. Molti vivono ancora in yurte, lavorando i tappeti nella maniera tradizionale. Con questi tappeti rivestono l'interno e anche le pareti sia delle yurte e sia anche delle case in muratura. Le donne più anziane cucinano o all'interno della casa oppure all'esterno, mentre i bambini si divertono a spingere i fratellini piccoli in una sorta di passeggino di legno. L'ospitalità dei nomadi
anche se stanziali, è veramente esemplare. Infatti, per non farci mangiare all'esterno, ci ospitano all'interno di una delle loro abitazioni e ci preparano anche un loro pranzo che integriamo con i viveri della nostra cucina. Tanto loro ci aspettano all'esterno, vicino alle macchine, per salutarci alla partenza. Nella stessa giornata incontriamo una festa particolare. In occasione di un matrimonio viene fatta una gara di lotta. Si tratta del courage, una lotta tradizionale i cui movimenti sono stati importati dagli antichi persiani. Si tratta di una sorta di wrestling in cui i combattenti, legati l'uno all'altro con le braccia dietro la schiena, e a quanto sembra riescono a farlo facendosi lo sgambetto. Gli arbitri sono gli anziani del villaggio, che seguono con attenzione tutti i movimenti. Degli anni e degli anni, nel raggio nel taglio vuoi tangri al cane cana. Percorriamo il deserto alla ricerca della fortezza perduta di Mitridate, re dei Parti, che l'aveva costruita accanto al fiume Uzboi, che sfocia nel Mar Caspio. Ne incontriamo le rovine, che sono solo un pallido ricordo di questa antica civiltà, grande al punto da confrontarsi con i romani e da proseguire almeno fino al III-IV secolo d.C., continuando successivamente lungo quella che era la via meridionale della seta, per poi scomparire, non sappiamo se per le invasioni dei mongoli oppure perché il fiume Uzboi si è prosciugato e la civiltà è scomparsa nel letto del fiume. Ora scorre solamente un po' di acqua salmastra. Superato un gruppo di tombe solitarie, raggiungiamo un nuovo villaggio. Anche qui la vita scorre tranquilla, le capanne hanno l'antenna satellitare, i bambini che non hanno ancora l'età scolare giocano con l'altalena. Seguiamo il ritmo di una canzone. E vediamo un gruppo di donne che di fronte a un forno molto particolare che viene attizzato progressivamente stanno cucinando delle specie di piadine tra il dolce e il salato, particolarmente gustose, che ci vengono anche offerte e che mangiamo volentieri. Quando partiamo, le donne del villaggio ci salutano con una danza tradizionale. Fuori del villaggio c'è un pozzo nel quale il bestiame si viene ad abbeverare. Il bestiame viene allevato allo stato brado, salvo poi quando viene ad abbeverarsi nei pozzi che si trovano nei pressi dei villaggi.
E qui devono rispettare anche loro una precedenza, perché prima accedono alla beverata i cavalli. Quando i cavalli si sono dissetati, allora vengono i cammelli, che a loro volta hanno il diritto di accedere all'acqua. Caratteristica dell'Asia centrale è la caccia col falcone. Ce ne viene dato un esempio: il falcone dall'alto attacca la preda e poi ha diritto a mangiarne una parte. Dal nulla compare al galoppo un cavaliere. Ci fermiamo e anche lui si ferma per parlare con i nostri autisti. Tiene il suo cavallo ben riparato perché c'è un vento molto forte, prima di ripartire verso il nulla da cui è venuto. In mezzo a questo deserto, poco più avanti, vediamo comparire migliaia di cammelli. Ognuno prosegue, distanziato dagli altri, fino a formare una enorme carovana di animali che proseguono seguendo probabilmente un percorso che è noto solo nella loro memoria ancestrale. Una strada impervia ci porta al canyon di Yangikala, una serie di montagne a calanchi bianche che consente, attraverso una pista molto sconnessa, di scendere giù fino alla base del canyon, percorrendo un sentiero che si snoda tra paesaggi incredibili. Alla base del canyon, un punto riparato entro il quale possiamo montare il campo. Qui è possibile la vita degli animali selvatici, perché si è creata una sorta di pozza di acqua nella quale vengono ad abbeverarsi le gazzelle e gli altri animali del posto. Noi verso sera rientriamo dalla passeggiata e troviamo il nostro cuoco che ci sta preparando la cena. Questo territorio e queste montagne erano una volta i fondali
dell'antico oceano Tetide, di cui il Mar Caspio, che si vede nello sfondo, è ciò che è rimasto di questo oceano primordiale. Qualche altro centinaio di chilometri, un nuovo campo e arriviamo a un altro posto spettacolare. Le pareti di queste montagne presentano colorazioni bianco latte, rosa, rosso carminio. Cerchiamo un percorso attraverso gli uadi e i calanchi per addentrarci in questo labirinto di montagne e poter percorrere un po' a ritroso la storia della Terra. Riusciamo a risalirne una parte in cui il percorso non è del tutto difficoltoso e dall'alto il nostro campo e le tende e le auto sembrano lontanissime. In un basso piano, circondato da formazioni calcaree, rosa e rosse, al centro di un cimitero della tribù nomade dei Salor, le cui tombe hanno un'apertura per l'acqua in modo da dissetare i defunti. Qui sorge una delle mete di pellegrinaggio più sacre, è il mausoleo di Gozliata, che significa il padre che tutto vede. Gozliata era un maestro sufi del XII secolo, ucciso dagli invasori mongoli. Vengono percorsi 3 giri rituali attorno a una capanna di frasche appuntite costruita dentro un recinto circolare, dopodiché queste donne pellegrine si riuniscono in fila e si recano verso la moschea nella quale è sepolto il santuomo. All'ostello per i pellegrini c'è un pozzo. Attorno al pozzo troviamo un gruppo di donne che ci invitano ad avvicinarci mostrandoci delle bottiglie di acqua e facendo cenno che quest'acqua fa benissimo per la vista. Ci avviciniamo e vediamo come l'acqua viene presa. Ci mostrano le bottiglie di plastica, tirano su dal pozzo con una fune, ecco, e vediamo emergere una serie di stracci e una brocca. Gli stracci vengono strizzati a mano e da lì
esce una sostanza fangosa che presumibilmente è quella che viene messa nelle bottiglie e poi data per lavarsi gli occhi. Nelle cucine un gruppo di donne sta avviando i preparativi per il pranzo. Un ultimo tratto di deserto e infine si arriva nella civiltà. Siamo a Turkmenbashi, una cittadina sulle rive del Mar Caspio. Sorta dal nulla 20 anni fa, grazie allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, la cittadina ha un bel mercato ricco di prodotti, tra i quali si notano anche queste decorazioni che le donne mettono nei loro vestiti, che non vengono comprati con la decorazione già inserita, ma viene scelta secondo il loro gusto personale. Salutiamo dunque Turkmenbashi e il Turkmenistan e ci avviamo per una nuova avventura nei deserti del Kazakistan.